Ciao a tutti amici di Scuola Zoo, questo è il periodo della maturità e i nostri amici maturandi sono sempre più nel panico per le mille domande sull'esame. Ma mettiamo l'ansia da parte e rispondiamo a tutti i vostri dubbi per farvi dormire dei sonni più o meno tranquilli in vista dell'orario di maturità. No, il presidente non ha questo superpotere. L'esame segue una struttura ben precisa, stabilita dal ministero. Prima parte, discussione dell'elaborato. Seconda, analisi di un testo di letteratura italiana. Terza parte, discussione dei materiali portati dalla commissione, che possono essere articoli di giornali, un quadro, una foto e collegamenti con le altre materie. E per ultima, la discussione sull'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro. Tutte quelle in commissione, avrete 6 professori più un presidente interno e l'esame sarà su tutte le materie insegnate da quei professori. Se per esempio c'è un professore di matematica e fisica, potrà interrogarvi su entrambe le materie. Un trick è scoprire cosa insegna il vostro presidente in commissione, perché anche lui, purtroppo, può farvi domande durante l'esame. Non sapete ancora che materie avrete? Italiano e materie di indirizzo sicuramente, per il resto correte dai vostri professori per sapere come sarà composta la vostra commissione. Ovviamente contano entrambe le cose, i professori hanno letto il vostro elaborato, se l'avete consegnato in tempo, per cui si saranno fatti un'idea su che cosa e come lo avete scritto. Se invece non l'avete consegnato, gran parte della valutazione si baserà sulla vostra esposizione al momento dell'orale. In ogni caso, mi raccomando, è importante che lo esponiate bene e con precisione. Dovrete sintetizzare in un massimo una decina di minuti tutto ciò che avete scritto nel vostro testo. Visto che si tratta di un vostro lavoro, il consiglio è di ripassarlo molto bene così da prepararsi tutti gli argomenti che andrete a toccare. I prof potranno o far partire collegamenti dal vostro elaborato oppure renderli oggetto della terza parte dell'esame, quella sull'analisi dei materiali. Ovviamente non vi verrà chiesto di collegare tutte le materie che avete studiato, ma cercate degli spunti coerenti e logici che possono agganciarsi al discorso di partenza. Per esempio, se vi esce un articolo sulla Seconda Guerra Mondiale, potrete parlare del nazismo o della liberazione in storia, così come di D'Annunzio in italiano o di Nietzsche in filosofia. Comunque raga, so che può sembrarvi uno sbatti infinito, ma tranquilli, l'orale può durare tra i 40 e i 60 minuti. È un semplice racconto sull'alternanza scuola-lavoro, cosa avete fatto, su che tipo di competenze avete lavorato e cosa avete imparato e cosa no. Se siete tra quelli che hanno fatto l'alternanza e smart working, potreste parlare dei vantaggi e degli svantaggi nel lavorare da remoto.